ricordo che il tempo non spegne e che anzi rinnova di anno in anno domande, interrogativi e anche polemiche, perché quella del Vajont rimane una tragedia senza colpevoli, una ferita che non si può rimarginare. Sono passati 51 anni e ai fasti rumorosi dell'anniversario seguono cerimonie intime che riuniscono lo spirito civile a quello religioso e che raccolgono le comunità intorno alla diga e ai luoghi del disastro. Piccole grandi storie che rendono più affrontabile una tragedia altrimenti immane, con i suoi quasi 2000 morti in una sola notte. E così commuove tutti la tenacia con cui i sopravvissuti presidiarono giorno e notte la cabina dell'Enel per garantire che con l'elettricità tornassero a rivivere anche le loro case di Erto e Casso. Storie di resistenza ed amore che passano attraverso piccoli grandi gesti. E così a Longarone si ricordano i 5 dipendenti dell'ufficio postale morti nella tragedia, ma anche i 2 sopravvissuti che a poche ore dal disastro riaprirono l'ufficio postale in un bar perché i sopravvissuti potessero subito comunicare con i loro parenti. Un annullo speciale delle poste in 800 esemplari ricorda questo 51esimo anniversario. Un'onda lunga che porta con sé ancora detriti e macerie. L'assenza del presidente Napolitano grida ancora vendetta, ha scritto da Erto nel suo appello denuncia Maurizio Corona. Non è mai salito da noi a portarci una carezza, a farci sentire la vicinanza dello Stato. Come diceva Zvi Kolitz, caro Dio, io credo in te, nonostante te. Allo stesso modo mandiamo a dire, caro presidente, crediamo in lei, nonostante lei, e l'aspettiamo per colmare una lacuna spaventosa. Parole che pesano e non basta il comunicato del premier Matteo Renzi che ha parlato di Longarone come di un simbolo dell'Italia che si rialza, dell'Italia che ce la fa, a smorzare il senso di solitudine che oggi torna ad avvolgere la valle. Ed è forse il senso questo del nuovo invito di Corona a Papa Francesco. Con molta più umiltà e dolcezza, scrive Corona, aspettiamo anche Papa Francesco per una carezza che ci spetta da 51 anni. E questo era il servizio che abbiamo trasmesso il 9 di ottobre per ricordare quella tragedia immane che è stato il Vajont. Ed è con noi questa mattina, e lo considero un grande onore, Giuseppe Vazza, testimone sopravvissuto al Vajont, che cortesemente è venuto a trovarci per raccontare la sua testimonianza diretta di quello che accadde in quei mesi lunghi che poi sfociarono nella tragedia del Vajont e quello che accadde quella notte. Intanto grazie di essere con noi. Prego. Ed è commosso già, perché le lacrime con cui quel servizio si chiudeva sono lacrime che non finiscono, perché è una tragedia, come abbiamo detto, che è rimasta in qualche maniera insoluta. Perché la giustizia poi alla fine condannò solo 2 persone per questo terribile disastro, e manca appunto la presenza dello Stato, ed anzi spesso lo Stato ed un altro Presidente della Repubblica sono stati coinvolti in questa brutta storia italiana. Da dove vogliamo cominciare, Giuseppe Vazza? È una puntata molto difficile, perché io ho letto una sua intervista in cui lei dice: io vigliaccamente ero da un'altra parte, come se si vergognasse di essere sopravvissuto. Invece noi siamo molto contenti che lei oggi possa, con la sua voce, raccontare e testimoniare. È stata una dichiarazione questa, che spontanea, che mi sono sentito di dire. Ma volevo cominciare dall'inizio. Io, all'epoca del disastro, a Codisago, dove abitavo, avevo una macelleria e fornivo le mense operaie che lavoravano su in diga, quindi mi recavo quasi tutti i giorni a fare queste forniture. Un aneddoto che mi era capitato circa un mese prima, verso il 6-7 di settembre, e un pomeriggio, mentre consegnavo la carne alla cuoca nella cucina, nella baracca che era sul pendio della sponda del lago, e davanti a noi, che c'era il Monte Toc, abbiamo visto staccarsi l'ennesima fetta di montagna, e non tanto grande, che è caduta nel lago. Questa montagna ha sollevato un'onda, strana onda, sollevato un'onda come un campanile, che stava attraversando il lago
e si stava dirigendo verso di noi. Io e la cuoca siamo scappati in strada. L'onda è venuta a sbattere sul pendio del lago, ma è venuta a sbattere anche sotto il pavimento della cucina. Le dico che la paura è stata immensa, è stata forte, tant'è vero che quando sono arrivato a casa ho raccontato sia i miei clienti che avevo in negozio, sia i miei familiari, e in cuor mio mi ero fatto la mia tragedia, no? Che poteva succedere. Ma quello che più mi ha impressionato è stato che un paio di giorni dopo torno su per fare la solita fornitura e non trovo più la cuoca. La cuoca si era licenziata. Sapevo che aveva paura, ma no, fino a quel punto. E al posto suo la Sade, che era il gruppo costruttore della diga, aveva messo un'altra cuoca, una giovane ragazza di Agordo che la sostituiva. Beh, per chiudere questo aneddoto che è molto eloquente, certo. Questa ragazza, che molto probabilmente quella sera si era coricata nella sua stanza, nel suo letto, là nella baracca, è stata sbalzata dall'onda, è stata trovata 260 metri più in alto, smembrata in mezzo ai rovi. Questo per dire che chi per poco si è salvato, come quella cuoca che ha avuto paura e si è licenziata, e chi come questa giovane ragazza ha perso la vita. Ecco, lei ha deciso di raccontare quasi tutti i giorni questa storia, perché adesso è un testimone anche attraverso l'Associazione dei Sopravvissuti e incontra sempre i ragazzi, scolaresche, giovani. Questa storia un po' la conosciamo, cioè la costruzione di questa diga, la consapevolezza che lì sopra c'era una frana, il fatto che questa ditta privata stesse cedendo la diga allo Stato, all'Enel, che all'epoca era dello Stato, e il silenzio sostanzialmente di tutti, che alla fine si è trasformato nella tragedia immane che è stato il Vajont. Oltre al racconto specifico della storia, cosa trasmette a questi ragazzi? Cosa vuole raccontare loro? Da che parte comincia quando parla con dei ragazzini che magari non sanno proprio niente di quello che sta succedendo? Beh, questo è un compito che ci siamo assurti oggi noi come associazione Superstiti, associazione per il futuro, per la memoria, e nelle nostre guide, quando ci richiamo anche nei plessi scolastici per fare queste spiegazioni, cerchiamo di raccontare la vera storia del Vajont. Anche i ragazzi sono molto attenti, sono morbosi anche di capire la vicenda, come sia potuta accadere, no? Per dare una raccomandazione finale è un po' riluttante, no? Bisogna dare delle spiegazioni. Prima ho detto che quella frana caduta mentre ero là con la cuoca, ho detto l'ennesima frana, l'ennesima, perché già il Monte Toc 2 anni prima aveva cominciato a dar segni di frane, di crolli e quant'altro. 2 anni prima appunto era caduta una frana di 750.000 metri cubi di roccia, il lago era ancora a metà quota e non ha fatto danni, però quella è stato il preludio della grande frana, e quella si sapeva che ormai il Monte Toc e in virtù di questa evenienza che sarebbe accaduta, anche i responsabili di questa ditta, della Sade, non si sono preoccupati di poter capire cosa avesse provocato questa frana, questa onda, una volta che avesse tracimato la diga. Si sono preoccupati di salvaguardare il loro manufatto, e quindi in virtù di questo evento, che avrebbe chiuso la valle e avrebbe formato 2 laghi, uno a monte e uno a valle, quelli hanno creato un bypass per collegare i 2 laghi eventuali, certo. E quel fenomeno di vasi comunicanti, loro avrebbero conservato la qualità dell'acqua se non la quantità.
Però da quel momento, di quella frana di 750.000 metri cubi, nel territorio si sono verificati dei fenomeni molto preoccupanti, allarmanti. Quasi quotidianamente si udivano delle scosse di terremoto, di piccola, media entità, anche grossa entità. Però queste scosse venivano sentite nel circondario di 30-40 chilometri, non venivano registrati dai sismografi di Trieste o del Monte Venda, erano circoscritte nel territorio lì. E lì allora hanno cominciato anche i responsabili a preoccuparsi del TOC, che non era quella montagna salda, come diceva il geologo Dal Piaz, che era tutto perfetto. Era una montagna marcia, come dicevano i contadini, ancora ai tempi degli inizi dei lavori. Pertanto si sono preoccupati a quel punto ed avevano assoldato un geologo, uno dei geologi più illustri all'epoca, no? Che era l'austriaco Leopold Müller, no? Che allora lui venne nel Vajont, ha analizzato la montagna con la sua troupe, con la sua equipe, con la sua esperienza, e dopo alcuni mesi di ricerche alla fine ha sentenziato e ha detto: guardate che il Monte Toc non è altro che una grande frana e quello cadrà quanto prima. Pertanto io non metterò mai la mia firma ad avallare questa opera, che per me è da abbandonare. Cosa che invece ha fatto Dal Piaz e poi l'ingegnere? L'ingegnere Semenza. Poi a sua volta hanno assunto, lui se n'è andato ovviamente, no? Hanno assunto un altro geologo, il figlio di Carlo Semenza, che era Edoardo Semenza, che anche quello fa le sue analisi e dopo le sue ricerche alla fine dice al padre, che era il direttore dei lavori, Carlo Semenza, dice al padre: guarda che Müller ha ragione e la frana cadrà quanto prima. Lei andando su e giù a portare la carne, queste storie le ha incrociate? Ma le erano quotidiane perché ho il geometra che conoscevo, ho l'operaio che è impaurito, la cuoca stessa che diceva: qui non siamo tranquilli, non si è tranquilli. Però le autorità, diciamo, i grossi cervelli dicevano: è tutto sotto controllo, vedrete, state tranquilli, tranquilli. A lei l'avevano convinta? No. No, non mi avevo convinta, non mi avevo convinto, anche perché io posso raccontare quello che mi è accaduto a me quella notte. Certo. Dicevo che quella sera vigliaccamente io ero al bar per vedere una partita. Ma perché dice vigliacamente? Perché dice questa parola? Perché immagini che io ero a conoscenza, ma inconsciamente a conoscenza, perché io facevo il macellaio, mai più potevo conoscevo le preoccupazioni, conoscevo le tante preoccupazioni che avevano anche i tecnici, gli operai, e quindi io avrei dovuto vegliare di più sulla mia famiglia. Io quella sera in casa avevo mia mamma. Mia moglie fortunatamente era andata via per un paio di giorni da una sua sorella. Lei si è salvata e, diciamo così, ha salvato pure me. Se fosse stata in casa, mai più sarei stato. Lei però ha pagato un prezzo molto alto questa tragedia. Esatto. Purtroppo... All'ora fatidica, alle 22:39 di quella sera, mentre guardavamo la TV, è scoppiato questo finimondo. Dico scoppiato perché non avrei un altro aggettivo da poter dire, ma immagini un terremoto moltiplicato per 100, per 1000, un rumore impossibile da udire, no? Non si sentiva dalle orecchie, ma usciva dalla terra, ti entrava dai piedi, ti attraversava il corpo fino
a farti scoppiare la testa. Questa è una sensazione che mi porto ancora addosso. Il bar è imploso su se stesso, su se stesso. Noi siamo scappati in strada dal bar a casa mia. Io ho capito subito che si trattava della diga, memore anche di quella vicenda avuta qualche giorno prima con la cuoca. Dal bar a casa mia ho 130-140 metri di strada. Calcolo che ce l'avrei fatta a arrivare fino a casa, a svegliare la mamma e i nonni e scappare fino alto verso l'alto del paese, perché era già da parecchio tempo ci avevano inculcato il presupposto, dicevano: se sentite dei rumori, anomali, cercate di andare più in alto possibile, che se dovesse arrivare l'onda. Ma chi lo diceva questo? Ma anche in paese, così. Anche a livello. Questa è la cosa impressionante, perché c'è questa famosa giornalista Tina Merlin, che attraverso le pagine dell'Unità ha cominciato a denunciare negli stessi mesi, fino alla fine, fino all'ultimo giorno, che il disastro era imminente. Ma la popolazione veniva tenuta in qualche maniera in disparte, in silenzio. Come facevano a tenere tranquille così tante persone, tanto che appunto infine questa cosa è arrivata a sfociare in una tragedia? Ma lei immagini che parliamo del 1963, all'epoca gli organi di informazioni erano quelli che erano, a Erto e a Casso si sapeva qualcosa di più, ma giù da noi a Longarone eravamo tenuti all'oscuro al massimo. Immagini che bazzicava nel territorio all'epoca come organo di informazione era il Gazzettino, il Gazzettino di Venezia, che guarda caso era di proprietà del proprietario della diga. Lei può immaginare se dalle pagine del Gazzettino si poteva trovare quello che poteva dire, che diceva la Merlin, la Tina Merlin, sulle pagine dell'Unità, tutto l'opposto. E pertanto la gente era anche un po' frastornata, qualcuno pensava all'esagerazione di una parte e alcuni altri all'omertà appunto di questa certa stampa. E quindi si andava avanti ora dopo giorno dopo giorno, ora dopo ora, e finché è accaduto quello che è accaduto, perché lei capirà che alle 22:39 di quel giorno 2.700.000 metri cubi di montagna, di roccia, pari a 2,5 chilometri di sviluppo di questa montagna, è caduta a una velocità di quasi 100 km all'ora, è caduta nel lago, sollevando un'onda di 50 milioni di metri cubi di acqua, che l'ha sbalzata per 200 metri più in alto, e poi è ricaduta su se stessa, no? Superando il bordo della diga di ben 170 metri, provocando un'onda d'urto paragonata, a detta dei tecnici, a due bombe atomiche. A noi ci sarebbe bastata molto meno. Dove questa onda è caduta su Longarone, sulla frazione di Vaillant specifico, lì al posto della frazione ha formato un cratere di 50 metri di profondità e di un diametro di 80 metri. Quindi immagini lei. E l'evoluzione di questo evento, dal momento del distacco della montagna, la caduta nel lago, il sollevamento della diga che viene verso valle e fa 2.000 morti, il tempo è stato di 3 minuti e mezzo. Lei immagini come fa una persona a accorgersi di quello che le stava accadendo, e pertanto il mattino successivo chi è rimasto vivo come me ha avuto anche il trauma di vedere lo scempio fatto in tutta quella valle, seminata di cadaveri e di quant'altro. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa, poi volevo provare con lei a chiederle
Il trauma di questo senz'altro enorme dolore, lei ha perso 13 familiari, mi sembra, sì, 14. In quei 14 familiari all'interno di questa tragedia. Il trauma di vedersi abbandonati dallo Stato dopo aver sofferto una cosa così indicibile quasi, no? Questo penso sia altrettanto doloroso che aver perso dei familiari. Dobbiamo fermarci 2 minuti, torniamo tra pochissimo. Sopravvissuti. Siamo questa mattina con Giuseppe Vazza, che è sopravvissuto alla tragedia del Vajont con una grande volontà di parlare di quello che successe, sia quello che successe in quella grande tragedia, sia quello che successe dopo, che è altrettanto grave, perché appunto fu una tragedia nella tragedia, a vedere come lo Stato si occupò dei sopravvissuti al Vajont. Cosa successe? Giuseppe Vazza. Beh, io le dicevo che faccio la guida, faccio l'informatore per raccontare anche alle scolaresche, anche nelle scuole, la tragedia del Vajont. Ma io quando la spiego la suddivido in 3 momenti. Il prima, con gli espropri, con le cattiverie della Sade verso i contadini che gli espropriavano con pochi soldi, il momento del disastro, con la notte della tragedia e quant'altro, ma soprattutto il dopo Vajont. Il dopo Vajont, a mio avviso, è stato più tragico di tutto, perché le istituzioni hanno fatto di tutto. Hanno fatto di tutto per far credere innanzitutto che si fosse trattato di una catastrofe naturale, dovuta anche con l'aiuto della stampa, di certa stampa, illustre stampa tipo Montanelli, Bocca, Buzzatti, giornalisti di primo grido che dicevano natura crudele, niente di più falso. E quindi con questo concetto la memoria del Vajont si stava scemando, si stava andando in dimenticatoio. Ma poi c'è stato qualcos'altro che ha creato divisione. Sì, questo nei superstiti le istituzioni anche in questo hanno avuto una grande responsabilità di non volere che chi rimaneva si aggregasse. E io dico sempre che hanno adottato quel detto latino, dividi ed impera. Quella è stata una costante per le istituzioni, per i politici di allora, perché più divisi ci tenevano, meglio era. Tant'è vero che il processo penale che il giudice Fabbri era riuscito a istruire e fare in modo che si giudicasse, il giudice di Belluno, fare in modo che venissero processate a queste persone, dal posto naturale che era il tribunale di Belluno, è stato ambiguamente spostato all'Aquila degli Abruzzi, figurarsi allora, e questo per legittimo sospetto. Si figuri se avevano paura di una cinquantina di sopravvissuti, perché tanti erano i sopravvissuti a quella tragedia, se avevano paura di quella, però l'hanno portato via. E quindi cercavano anche nei sopravvissuti, nei superstiti, di tenerci divisi. Ma come? Con forme, innanzitutto elargendo soldi pubblici un po' a pioggia, no? E chi non aveva avuto danni, chi non aveva avuto, prendeva come sussidi straordinari o buoni sconti per fare acquisti e quant'altro, per tenerli divisi da chi aveva subito, no? E questo, in questo ci erano riusciti. Perché noi sopravvissuti, noi superstiti, in breve tempo ci siamo sentiti isolati,
senza mancati di solidarietà, di tutto. Io racconto sempre che noi sopravvissuti dobbiamo tanta gratitudine al popolo italiano. Il popolo italiano ha dimostrato, è stato di una generosità immensa, sia sul piano diciamo economico, con elargizione di tanti, anche di soldi, che sul sostegno morale anche, no? Mi ricordo che là quotidianamente la stampa, la televisione di allora aggiornava questi versamenti che il popolo faceva. Però le istituzioni anche in questo hanno capito che era un business da gestire e si sono arroccati l'onere di questa gestione. Tanto avevano gli organi di stampa che davano loro manforte, no? Non abbiamo fatto una bella figura come giornalisti, diciamo così. No, perché la stampa di allora, per far vedere al mondo che questi soldi venivano dati ai superti e ai sopravvissuti, dicevano a titoli cubitali, e li abbiamo i giornali là, a titoli cubitali i superstiti del Vajont sono tutti imbottiti di denaro e con le tasche piene possono piangere meglio. Questo non ce lo aspettavamo, non ce lo meritavamo, perché è stata deleterio questo, no? E purtroppo molti di noi, io in primis, ci siamo arroccati in un silenzio quasi vergognoso, da vergognarsi di dire che era di essere dei sopravvissuti, dei superstiti, perché non era. Lei non accettò mai dei soldi, vero? No. Tanto è vero che lì la Sade e l'Enel aveva istituito una transazione da stipulare con i sopravvissuti, una transazione con prezzi che potrei anche accennarli, cosa davano per un marito, per una moglie, per un marito davano 2 milioni e 8, 2 milioni e 7, per una moglie 2,4, sempre meno, per un figlio 1 milione e 2, 1 milione e 3, dipende, per una madre 600.000, 400.000. Questi erano i prezzi che davano, e purtroppo con dei sedicenti giudici, avvocati, geometri, periti che avevano fatto questa mappa di sopravvissuti e qui in tutte le maniere cercavano di convincerli anche con pressioni politiche o intimidazioni anche, no? Erano riusciti a convincere il 94% dei sopravvissuti ad accettare questa subdola transazione, però ma non per convenienza, ma per disperazione, perché la gente ormai aveva perso la fiducia nella giustizia, nella legge, e quindi per non perdere dicevano: guardate che non potrete mai vincere contro l'Enel, accettate quello che vi danno, che vi conviene. E purtroppo il 94% ha accettato, solo un 6% non l'ha accettata. E di questo 6% non è difficile capire che c'ero anch'io, io e mia sorella, che abbiamo lottato, però la nostra lotta è durata per 19 anni. Di iter giudiziario, ci siamo costituiti parte civile e dopo 19 anni abbiamo trovato giustizia. Una sorta di giustizia. Corona ha rinnovato questo invito al presidente Napolitano. Sì. Perché non viene? Ma noi siamo stati anche a Roma, io sono stato anche a Roma, siamo stati ricevuti, una delegazione. Eravamo un gruppo, una delegazione, però dal capo di gabinetto del capo dello Stato, che ci aveva promesso un interessamento più profondo, e noi volevamo che innanzitutto esternasse le scuse formali, perché non sono mai state fatte da parte dello Stato italiano ai sopravvissuti, ai superstiti, le scuse per questa tragedia.
hanno riconosciuto i torti, sì, riconosciuti, tanto è vero che nel processo e anche processi all'acqua di rose, perché le condanne sì, sono state minime. fatte a delle persone non responsabili, cioè responsabili dell'atto materiale. Dell'atto materiale. Due condanne. Uno si è suicidato, l'ingegner Pancini, e altre due condanne, ma irrisorie, ma di colpevoli minori. Ma i veri colpevoli, le società idroelettriche, le società che gestivano questo impianto, quelle non sono mai state toccate. E io dico sempre che, tutto sommato, loro non pensavano a 2000 morti. Io anticipo che all'Aquila, i processi di L'Aquila, ero stato 3 volte e ho assistito a questi processi e ho visto in faccia anche i veri responsabili, a parte gli ingegneri, ma anche i veri responsabili. Li ho visti in faccia e ho capito il cinismo, che per loro non interessava 1000 o 2000 o 3000 morti o 4000, perché tanto per loro i morti sono costati molto meno dei vivi, perché i prezzi che le facevo prima ovviamente erano inferiori a quelli che poi hanno dovuto risarcire, a chi ha dovuto farsi la casa, a chi ha dovuto farsi i morti non sono costati niente, esatto. Invece senta, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, è stato veramente un onore averla qui questa mattina, nei giorni in cui raccontiamo di Genova, nei giorni in cui raccontiamo di un territorio devastato anche qui vicino ai Colli Ogane, la Bassa Padovana, ma ogni giorno raccontiamo di un territorio devastato, e credo che questa sua testimonianza sia importante anche per dire che al territorio bisogna prestare attenzione, certo, più certo, attenzione. Certo, sì, noi come informatori ci siamo assurti l'impegno, andiamo spesse volte per le scuole, abbiamo tante comitive di alunni che vengono a visitare la diga, ci siamo assurti l'impegno di raccontare e di raccomandare alle nuove generazioni, perché è diventato attuale. Il Vajont pare che non abbia insegnato niente a nessuno. E vediamo anche le vicende di questi tempi, guardiamo cosa è accaduto alcuni mesi fa a Refrontolo e in provincia di Treviso, cosa è accaduto a Genova e in altre posizioni dove c'è un fiume, c'è la cementificazione e c'è l'ostruzionismo dappertutto. E la natura ovviamente o tardi o tosto si ribella e che paga le conseguenze sono sempre la povera gente che deve soccombere a queste incurie. Grazie Giuseppe Vazza. Grazie e in bocca al lupo per questo suo lungo racconto, a 81 anni si riporta splendidamente. Lo sai che nella prossima parte della puntata parliamo di un altro 81enne? È un 81enne del passato, però un cantante che non era padovano, però è diventato famoso qui a Padova del 1700, che è stato riesumato, era un famoso castrato, un divo dell'epoca, una storia bellissima, un po' più allegra ovviamente del Vajont. È stato un piacere averla con noi e pensiamo e speriamo di averla ancora per raccontare le tante cose che si nascondono dietro questa tragedia. Buona giornata. Complimenti per voi e per la vostra bravura. Grazie, a lei, assolutamente. Ci vediamo tra pochissimo.